Ben ritrovati al canale Voluttore, scusate se oggi la mia voce non è perfettissima, ma il malanno di stagione, il cosiddetto raffreddore, ha preso in pieno anche a me, per cui cercherò tra una schiarita di voce e l'altra di dare il meglio di me, sperando di riuscirci, se no, se non riuscirò a dare il meglio di me, vi prenderete il peggio di me. Oggi non è un problema, ogni tanto fa bene anche il peggio. Bisogna saper cogliere tutti i lati di una persona, il meglio e il peggio, anche perché il peggio ti aiuterà poi a apprezzare il meglio. Siamo giunti alla sesta tappa del mio percorso, però questa sesta tappa voglio modificarla un attimo, perché ieri sera ho passato una splendida serata con un devoto Hare Krishna, un devoto di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Un pezzettino di mantra non fa mai male recitarlo. Non sono diventato un devoto di Krishna, però devo dire che la metodologia Hare Krishna, la metodologia dei Krishna, appunto, aiuta moltissimo la ricerca spirituale. È davvero un'ottima metodologia che apre davvero molti spunti di riflessione. Vi consiglio di imparare un pochino a conoscerla, a documentarvi un po' anche su quello. Schiarito di voce, ecco, abbiamo parlato in questi giorni, nelle nostre tappe, appunto, della suddivisione tra la fede e la consapevolezza, della ricerca dell'anima, di un po' di cosettine che, se non avete capito, non avete assimilato, vi consiglio di andare a riguardare. Questa è la sesta, quindi avete 5 video da guardare, dai, non sono poi tantissimi, magari non guardateli tutti assieme. Se no vi rompete le scatole, guardatene un paio, poi ne guardate un altro paio se non avete visto i precedenti. Quello è un problema. Però vorrei lavorare ancora un attimino sul discorso della consapevolezza, per riuscire meglio ancora a identificare l'anima e Dio. Noi quando cadiamo nella banalità, nella grossolanità, se così vogliamo definirla, quando cerchiamo di dare a Dio una forma, una sembianza. In quel preciso momento noi lo sminuiamo e ci allontaniamo da Lui. Cioè, se io cerco di identificare Dio nella mia forma umana, lo sminuisco e quindi mi allontano da Lui. Essendo Dio divinità, quindi al di sopra di tutto, e essendo Dio presente in tutto, io non posso permettermi di né identificarmi né andare a identificarlo, perché se è presente in tutto, io stesso sono una parte di lui. Il granello di terra che calpesto posando i miei piedi è parte di Dio, quindi è Dio. Allora, in questo modo io mi avvicinerò a Dio, ma nel momento in cui io cerco di materializzarlo, di identificarlo, di dargli una forma, io mi allontano da lui, perché io vado a sminuire l'identità di Dio, che è al di sopra della mia percezione, al di sopra delle mie capacità di comprensione e di percezione. Quindi il primo passo da fare, dal mio punto di vista, per cercare di avvicinarsi a Dio è quello di non cercare di dargli un'identità, ma di sapere che comunque è presente in tutto, è presente in me, io posso congiungermi a lui nel momento in cui capisco che non posso permettermi di dargli un'identità, perché è nel granello di sabbia che pesto per la strada, è nella piastrella sulla quale cammino a casa mia, è nel calzino, nella ciabatta in cui sto indossando in questo momento, cioè è dappertutto e non potrebbe essere altrimenti, perché sennò come può Dio essere il creatore di tutto? Quindi in questo modo io devo cominciare a identificare Dio e capire che da Lui non posso scappare, o prima o poi ci ritorno. Attraverso l'evoluzione ci ritornerò facilmente, consapevole e contento, attraverso l'involuzione mi allontanerò, ma saranno talmente tanti gli eventi disagevoli, non disarmonici, chiamiamoli così, che
che mi capiteranno, che sarò costretto, mio malgrado, ad avvicinarmi, e quindi attraverso magari un percorso più difficile, più tortuoso, più spinoso rispetto a chi si avvicina con la voglia di cambiare, di evolvere, di crescere, di migliorare, di cambiarsi, di conoscere il proprio essere, il proprio io. Credo che come spunto di riflessione odierno questo non sia male e non sia cosa di poco conto. Davvero vale la pena spenderci un po' di minuti per riflettere su questo, perché come sapete io vi do, definiamola così, la pillola giornaliera sulla quale poi riflettere per poter camminare insieme il giorno dopo. Ho interrotto un attimo il nostro discorso proprio perché la discussione che è durata, discussione, che poi non è stata neanche una discussione, è stata una piacevole chiacchierata. Non è il primo devoto di Krishna che incontro e non sarà sicuramente neanche l'ultimo, ma è sempre chiacchierare con i devoti di Krishna è veramente sempre piacevole e arricchisce davvero tanto. Quindi, meditando poi su questa chiacchierata, mi è venuto appunto in mente questo spunto da dare, che non è uno spunto nuovo per me, è uno spunto che sto già, sul quale sto già lavorando da tempo nella mia ricerca, però ecco, ho voluto condividerlo con voi perché penso sia molto importante per intraprendere un certo cammino e un certo pensiero. Quindi oggi direi di fermarsi qui, di non rendere la situazione ulteriormente complicata, perché non deve diventare complicata la ricerca, ma bisogna andare a piccoli passi, riflettere poco per volta. Quindi riflettiamo un attimo il nostro avvicinarsi a Dio, il nostro rapporto con Dio, come ci atteggiamo, come lo cerchiamo e come vogliamo identificarlo, e più cerchiamo di identificarlo, di dargli una forma, di dargli un'identità, più ci allontaniamo da lui. Poi andremo avanti nel nostro cammino, nella nostra tappa. Più invece lo sentiamo presente, ecco per concludere, presente in tutto, più ci avviciniamo a lui e meno, cioè, se quando, nel momento in cui lo senti presente, non hai più bisogno di dargli un'identità. Il concetto è proprio questo, detto terra terra, ma sicuramente ci sarà occasione e opportunità di approfondirlo. È tutto dal canale Evolutore. Ricordo, se volete comunicare con me, la mail è sempre a vostra disposizione per darmi idee, suggerimenti e per aiutarmi in questo cammino. Basta scrivere a evolutore@gmail.com. Grazie per l'attenzione, scusate se la voce di oggi non è stata il massimo, ma vi assicuro che tenere questo discorso senza un colpo di tosse e senza una soffiata di naso è stata veramente dura. Grazie a tutti.